E buongiorno e benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Arge e oggi, attenzione al velox, ci stiamo recando in solitaria sul passo del Cereto. Un passo che non vi ho mai portato, che è qua in zona, ci sono già stato, ma non mi piace particolarmente. Ma oggi mi ha presa così, voglio andarci. Considerate che sono le 9:20 di domenica mattina e fuori c'è la bellezza di 10 gradi. Quindi adesso ci dobbiamo fare le lame di Aulla per raggiungere appunto la cittadina di Aulla e poi successivamente prendere la strada per il passo del Ceretto. Andiamo su, facciamo una bella colazione, ci mettiamo un po' lì a bordo lago e poi si torna giù, che oggi pranzetto al sushino. Ma le lame come risveglio mattutino non sono affatto male, eh? Vi giuro, fa talmente freddo che la moto si sta raffreddando invece di scaldarsi più andiamo avanti. Dopo aver superato Aulla, Fivizzano, finalmente siamo sul passo del Ceretto. Quindi adesso ce lo godiamo, fa veramente freddo. Finora siamo stati a 7 gradi, ora siamo a 9 gradi, quindi l'asfalto è freddo, non possiamo fare chissà che. Però ce lo godiamo tranquilli, vai! Siamo al bar ristorante Cagianino, qua si mangiava sicuramente una volta molto bene, penso ancora adesso. Quindi se venite su di qua, se mai un passetto fatecelo. Però dai che mi mancano le ultime curve a me, eh. Che spettacolo con questi colori autunnali. Siamo arrivati a Cerretto Laghi. Siamo arrivati su in cima al passo del Ceretto, lì c'è Lucifer. Adesso andiamo a fare colazione e direi che quasi quasi ci facciamo una chiacchierata. Allora, siamo arrivati su al bar, facciamo colazione, dopo facciamo qualche scatto fotografico, visto che abbiamo con noi la reflex a Lucifer lì bordo lago e qualcuno giù lungo la strada. Poi scendiamo giù di nuovo verso casa per andare a mangiare sushi e vi ricordo che le foto che staremo per fare le potrete trovare sicuramente sul mio profilo Instagram arge_43. Siamo ripartiti e stiamo di nuovo scendendo giù dal passo. Ho incontrato tre signori simpaticissimi, ci siamo messi a parlare di moto, abbiamo chiacchierato, mi raccontavano di Agostini, Pasolini. Sono veramente contento. Beh, queste sono le giornate, le uscite in moto che ti danno soddisfazione, veramente. Poi guardate che paesaggio, è uno spettacolo. Adesso si va giù che qua si ha fame, bisogna mangiare. Mi sono sempre rifiutato di andare in giro in moto da solo perché non mi dà molta sicurezza, però oggi me la sentivo. Sapete quando avete quei momenti un po' no? Ecco, volevo andare in moto da solo e l'ho fatto, ma in realtà so di non essere solo, perché magari non sarete tantissimi, ma so di avere voi. So di avere voi che guarderete questo video e mi renderete felice, contento di ciò che sto facendo.
perché veramente ci sto mettendo tutto me stesso e spero di migliorare sempre di più anche nell'editing e nel fare video. Bella Napoiana! Ma guarda questo dov'era. Tutto nella mia corsia. Ma porca vacca. Dentro i paesini andiamo piano, ragazzi, mi raccomando, eh. Mamma mia, ora che si è scaldata la temperatura e l'asfalto, come si va bene. Stamattina era veramente freddo, eh. Oh boh, ragazzi, ormai noi stiamo arrivando verso i paesi, quindi direi che, siccome stiamo trovando traffico, ci vediamo direttamente dopo sulle lame di Aulla nel rientrare verso casa. A dopo, ragazzi. Boom. E rieccoci, usciamo da Aulla, prendiamo le lame e rientriamo nelle zone di casa. Le lame sono ancora umide e bagnate, ma in questo periodo dell'anno, diciamo che fino a marzo-aprile sono sempre così qua. Sì, ma ti butti, vai però, cazzo, non che ti fermi lì. E come potete vedere, siamo arrivati. Siamo qua fuori dal ristorante. Adesso aspettiamo quegli altri addormentati, perché abbiamo fatto prima noi arrivare giù dal ceretto che loro che abitano qua. Allora, ragazzi, qua stiamo iniziando a mangiare tutti insieme, quindi per oggi il video finisce qua. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo e come al solito, belli infanti, alla prossima. Ciao.